Unstoppable! And now that word is possible! Ciao a tutte, ciao a tutti, io sono Laura, sono un'attivista dello spazio Rise Up for Climate Justice, ma in questo momento parlo a nome dei numerosi attivisti e attiviste che sono qui oggi del Centro Sociale Rivolta di Marghera. Lo scorso martedì il Centro Sociale Rivolta ha subito una perquisizione. Centinaia di agenti in tenuta antisommossa e decine di camionette della Celere e della Guardia di Finanza sono andate nello spazio al Centro Sociale per eseguire una perquisizione. La motivazione di questa perquisizione era l'azione che si era svolta il 12 settembre durante il Venice Climate Camp e che ha portato centinaia di attivisti e attiviste a sanzionare la raffineria Eni a Porto Marghera. Quello che è successo non è stato solamente un attacco al Centro Sociale Rivolta, è stato un attacco a tutto il movimento climatico italiano e non solo. Cos'è stato il Venice Climate Camp? I Venice Climate Camp sono state 4 giornate di lotta, di dibattito, di discussione e di azione per la giustizia climatica. 4 giornate in cui centinaia di persone provenienti dai comitati, da gruppi, da movimenti, dalle piazze di Fridays for Future e non solo, che hanno attraversato tutto il nostro paese e tutta Europa nell'ultimo anno. Sono state 4 giornate che hanno costruito diverse azioni: il blocco del luogo dove dovrà sorgere un nuovo inceneritore a Marghera e il sanzionamento appunto della raffineria dell'Eni. Ecco, quello che è successo è stato un chiaro attacco politico e di repressione nei confronti di tutti quegli attivisti e quelle attiviste che da molto tempo si mobilitano, prendono parola e costruiscono azioni per la giustizia climatica, contro chi distrugge i nostri territori, contro chi porta avanti questo sistema capitalista, predatorio ed estrattivista. Allora, quello che hanno trovato però gli agenti all'interno del centro sociale sono state solamente delle bombolette spray, della vernice e degli striscioni. La cosa più grave che è successa durante la perquisizione è stato il sequestro di tutta la lista dei partecipanti e delle partecipanti al Venice Climate Camp. Questa lista di contatti e di nomi era stata fatta per tutelare la salute di tutti e tutte. Ricordiamo che il Venice Climate Camp è stato fatto durante questa pandemia, ma abbiamo voluto costruirlo proprio in un'ottica di cura collettiva, prendendoci cura gli uni degli altri e cercando di tutelare la salute di tutti e tutte. E allora ecco quello che è successo. Quello che è successo è stato che le forze dell'ordine hanno utilizzato questo dispositivo sanitario di sicurezza per identificare tutti i partecipanti e le partecipanti al Venice Climate Camp. E questo è un fatto molto grave che noi vogliamo denunciare in questa conferenza stampa. Quello che è successo è stato un atto intimidatorio nei confronti del movimento climatico. È stato un atto intimidatorio nei confronti dello spazio Rise Up for Climate Justice. Però noi non ci facciamo intimidire e siamo qui proprio agli uffici dell'Eni, qui a Milano, perché quello che è successo non riguarda solamente Marghera, non riguarda solamente Venezia, non riguarda solamente il Veneto, riguarda tutti e tutte coloro che sono stanchi di sottostare a questo sistema che distrugge i nostri territori e la nostra salute. E allora noi quello che abbiamo fatto alla raffineria dell'Eni a Porto Marghera lo rifaremo. Lo rifaremo e lo vogliamo dire forte e chiaro, noi rivendichiamo quell'azione e rivendicheremo ogni azione che andrà ad attaccare e puntare il dito contro i responsabili della devastazione, perché Eni, a braccetto con questo sistema, a braccetto con le forze dell'ordine, sono tra i responsabili della devastazione dei territori, sono tra i responsabili della crisi climatica. E allora quello che vogliamo dire oggi è che la lotta climatica non si ferma e non si fermerà, perché di fronte a chi distrugge il nostro futuro e mette il profitto
nobilitano. Grazie. Ciao a tutti e tutte. Io sono Anna Clara e parlo un po' a nome anche di questo percorso nazionale che si è dato dopo l'appuntamento a Rivolta lo scorso settembre, di questo percorso che è Rise Up. È un percorso che si batte per la giustizia climatica e che punta fondamentalmente a individuare con estrema chiarezza, con estrema lucidità alcuni di quei settori, di quei nodi nevralgici che sono responsabili della devastazione ambientale. Uno tra questi è stato quello che abbiamo toccato tutti e tutte quando ci siamo visti al Climate Camp a Venezia. Però, e questo ci tengo veramente a sottolinearlo, Rise Up non si è svegliato l'altro giorno e ha scelto di individuare Eni come uno dei principali nemici del clima. Eni è stato sanzionato, è stato toccato, è stato indicato come uno dei principali responsabili della devastazione ambientale e della crisi climatica da tantissimi altri soggetti. Penso alle campagne di Fridays for Future, ma penso anche alle iniziative di Extinction Rebellion e di tantissime ONG che negli ultimi anni hanno puntato il dito contro una multinazionale che fondamentalmente senza nessun tipo di punizione è riuscita ad andare avanti con le proprie iniziative. Mi riferisco ad esempio a quello che succede in Africa, nel delta del Niger, dove appunto per gli appalti allo stabilimento PL245 Eni è al momento sotto processo e rischia tra i propri dirigenti fino a 8 anni di carcere, fino al sequestro di 2,1 miliardi di euro per appunto tangenti che hanno superato il miliardo, per tangenti veramente altissime. Ma penso anche ai casi della Basilicata, ai casi della Sicilia, per citare dei casi invece nostrani di estrattivismo. Quando noi parliamo di Eni, di fatto parliamo di un'azienda che è a partecipazione statale e che quotidianamente estrae 1,9 miliardi di milioni di barili. Si tratta veramente di, in realtà, investimenti enormi, ai fronti del quale, in realtà, nonostante le pubblicità che penso tutti e tutte ricordiamo sul fatto che Eni più Luca potessero cambiare il mondo e salvare il pianeta, Eni investe solo l'1,6% del proprio fatturato in rinnovabili. Quindi se a Marghera abbiamo scelto, è stato scelto di toccare uno stabilimento Eni, è perché Eni rappresenta concretamente un rischio per il nostro futuro e per la conservazione del pianeta così come lo conosciamo. Prima Laura citava veramente gli straordinari esempi di solidarietà che ci sono arrivati da tutta Italia all'indomani, in realtà nel pomeriggio stesso dello sgombero. Non soltanto da tutte quelle realtà che hanno partecipato al Climate Camp, al Climate Meeting, ma veramente anche dalla rete nazionale di Fridays for Future, da Extinction Rebellion e da tantissime ONG, ad esempio anche da Greenpeace. Ed è sicuramente un segnale importante e utile da vedere, perché ci fa percepire come in realtà, nonostante le condizioni, nonostante la situazione, la questione climatica resta al centro dell'agenda politica dei movimenti. Se oggi stiamo vivendo di fatto la peggiore pandemia di cui tutti noi abbiamo memoria, è perché abbiamo agito con estrema veemenza per alterare gli ecosistemi, per cambiare completamente gli equilibri del nostro pianeta. E c'è un dato veramente importante da sottolineare in questa sede, che è il ruolo di Eni nella gestione dei 2 miliardi di euro per il recovery fund. Con gli stessi miliardi di euro che il governo ci dice non poter essere utilizzati per provare a tutelare, a costruire qualcosa per proteggere e tutelare la sanità pubblica, ma soltanto per coprire dei debiti passati. Ma ancora una volta, di fatto, le misure che il governo prende, la narrativa che viene costruita e che viene diffusa, tende a scaricare verso il basso, verso l'individuo, verso il singolo, le responsabilità della pandemia e la tutela del bene. Non c'è una parola sui mesi che sono passati tra veramente provvedimenti ridicoli e irrisori verso quei settori che sono veramente nevralgici nella tutela del bene comune della salute. Penso alle scuole, penso alla sanità naturalmente, penso anche ai trasporti. Ora, di fronte a questa situazione che è così complessa e così delicata, e soprattutto in una città come questa, alle porte di Milano, dove il picco dei contagi continua a crescere in maniera vertiginosa, in questo momento la nostra risposta è la stessa che abbiamo praticato e dichiarato al meeting, che la cura comune, la cura collettiva deve essere parte del percorso per la giustizia climatica. E lo diciamo perché sappiamo benissimo che la pandemia non finirà domani, che è qualcosa che continuerà a lungo e che ci sconvolgerà sul lungo periodo. E dobbiamo dirlo perché noi sul lungo periodo abbiamo degli obiettivi, abbiamo delle idee, l'abbiamo detto al meeting, l'ha ribadito adesso Laura, lo ripeto ancora una volta io.
a maggio noi saremo di nuovo a puntare il dito contro Eni, perché ci sarà il summit degli azionisti. Noi abbiamo individuato in quel momento un momento centrale di questo percorso, per cui torneremo a colpire Eni e dobbiamo farlo in maniera sicura, chiara e soprattutto allargata, proprio perché Eni non è indicata come nemico del clima semplicemente da Rise Up, ma perché sono tantissime le realtà che da anni, negli scorsi anni, l'hanno individuata, l'hanno toccata, l'hanno sanzionata, l'hanno criticata. C'è bisogno che quell'appuntamento sia veramente allargato, aperto e partecipato da tutti e tutte. Aggiungo unicamente un ultimo elemento: è evidente che la situazione, quello che è successo, richiede che anche a livello di Rise Up ci sia nuovamente un momento di discussione, per cui lo annuncio qua per la prima volta: il 5 novembre lanceremo un'assemblea aperta, pubblica, che sarà naturalmente online, viste le condizioni di questo network. Grazie. Ciao a tutti e a tutte, io sono Lucrezia di Rise Up for Climate Justice Milano. Rise Up è un nuovo soggetto politico che nasce a Porto Marghera e da lì abbiamo proprio cominciato sanzionando la bioraffineria a Porto Marghera. Ognuno poi si è mosso autonomamente all'interno delle proprie città. Qui a Milano abbiamo sanzionato l'Eni Store, la stessa Eni che da anni senza scrupoli devasta i territori e sfrutta i lavoratori. È inaccettabile che chi investe una parte infinitesimale del proprio fatturato in riconversione ecologica sia chiamato all'interno delle nostre scuole proprio a parlare in materia di ecologismo. Viviamo in una società malsana che alla riconversione ecologica preferisce investire nuovamente nel fossile, mettendo in ginocchio quotidianamente la salute di tutti e tutte. Siamo qui oggi anche per portare solidarietà al centro sociale Rivolta a seguito dei recenti fatti avvenuti. È ignobile che chi quotidianamente lotta e agisce nella creazione di un futuro migliore sia sistematicamente colpito e represso. Noi come studenti e studentesse troviamo inaccettabile che un colosso delle devastazioni ambientali venga a parlare proprio in materia di ecologismo in quello che è la culla del sapere. Sappiamo chi sono i veri colpevoli. Eni uccide, e questo noi lo vorremmo ribadire a gran voce all'interno dell'Assemblea Nazionale che si terrà il 5 novembre. Vieni sulla mascherina per piacere. Ciao a tutte e tutti, io sono Matteo di Rise Up for Climate Justice Milano. Ecco, sappiamo bene come Eni allunga i suoi tentacoli ovunque. Nell'università, ad esempio, organizza corsi, principalmente con due obiettivi. Il primo è formare su quelle tecniche estrattivistiche che non dovrebbero più avere luogo in nessuna parte del mondo. Il secondo è ripulirsi la faccia offrendo corsi di ingegneria sostenibile e produzione energetica green. Sappiamo benissimo essere delle forme di greenwashing. A tutti gli effetti mettere le proprie mani dentro le istituzioni universitarie finanziandole, compromettendo la libera formazione di studenti e studentesse. A novembre ci siamo attivati con la campagna Eni Out quando abbiamo scoperto che un loro uomo fa parte del consiglio d'amministrazione dell'Università Statale, qua a Milano. L'abbiamo fatto per far sentire la voce di chi non accetta che multinazionali ecocide e bugiarde traggano guadagno dalla nostra istruzione. E quando abbiamo deciso di venire qua sotto lo scorso inverno a fare una dimostrazione simbolica, abbiamo visto tutta la forza repressiva di cui dispongono. 10 denunce per una striscionata. Questa è la stessa violenza che ha colpito i compagni e le compagne del Rivolta. È la violenza del capitale che non accetta di essere contestato in nessuna forma. A Milano la violenza del capitale è continua, spietata e dà forma ad una guerra che si combatte a colpi di cemento, metro per metro, fino a diventare una delle città dove il rapporto di consumo di suolo è più alto. Tutti i giorni ci scontriamo con questa violenza che fa dei nostri corpi e dei territori che viviamo un territorio di conquista. Ecco, pensiamo che Rise Up for Climate Justice sia un bene da difendere, perché è e sarà per tutti e tutte un fronte comune in quella lotta contro il potere mortifero del capitale. Sarà l'arma da usare tutte le volte che costruiranno una vasca di laminazione piuttosto che bonificare un fiume, come sta succedendo a Bresso e lungo tutto il Seveso, a nord di Milano. Oppure contro la furia estrattrice che distrugge le montagne, come a Massa Carrara. Insieme abbiamo la forza di indicare i nemici e di colpirli, e insieme avremo anche la forza di assorbire il colpo e riprendere la nostra carica, fino a farli cadere. Grazie.
Ciao Enrico da Bologna. Inizio ribadendo la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne di rivolta per la vergognosa ritorsione che hanno subito martedì mattina. E prima si citava i dati su quanto del proprio fatturato Eni investa in riconversione ecologica. Io andrei a vedere anche come investe, perché se riconversione ecologica è nascondere la CO2 sotto il tappeto, come ha intenzione di fare a Ravenna, andando a sotterrare la CO2 per ridurre le proprie emissioni nette, siamo fortemente contrari a questo. Inizieremo una campagna contro questa iniziativa, contro questa opera di greenwashing. La faremo il più largo possibile e il più radicale possibile. Grazie a tutti e a tutte. Ciao a tutte e tutti, io mi ricollego subito a questo, vorrei portare insomma un po' una testimonianza appunto di attivazione all'interno del mondo universitario, nello specifico dell'Università di Bologna, perché all'interno di quella che è l'Unibo è ormai da tempo che si creano agitazioni e mobilitazioni, proprio perché Eni, come sappiamo, fa azioni di tipo colonizzatrice non solo sui territori ma anche sui saperi, oltre a essere dislocata appunto nei licei facendo corsi di ambientalismo che hanno veramente del paradossale, porta avanti percorsi anche all'interno delle università, in particolare per quanto riguarda l'Università di Bologna, proprio come veniva fatto riferimento poco fa rispetto alla sede di Eni a Ravenna, viene portata avanti quella che è una laurea magistrale in offshore engineering, proprio per stimolare le persone a cercare di andare a lavorare all'interno di Eni. Quindi vediamo quanto anche all'interno del pubblico, all'interno delle università, si cerchi di finanziare privati di questo tipo che portano avanti azioni di questo tipo devastatrice, piuttosto che pensare di spendere in quella che potrebbe essere, per esempio, banalmente la tutela della salute di persone che frequentano gli spazi universitari, come potrebbe essere mettere a disposizione tamponi gratuiti per tutti e per tutte. Si preferisce invece, come al solito, dare spazio a questi tipi di privati che portano avanti iniziative devastatrici come fa Eni. Proprio per questo, appunto, come dicevo, si sono create varie mobilitazioni, abbiamo fatto anche azioni di disturbo proprio agli Eni Store che sono presenti proprio in città Bologna, e anche lì abbiamo visto come sempre un ingente dispiegamento di celere pronto a difendere quelle che sono le varie sedi di Eni, perché sappiamo bene insomma anche qual è il ruolo dello Stato in tutto questo, che è come sempre quello di essere una mano aggiunta di repressione proprio a difesa di quelle che sono di fatto gli attori che invece manovrano lo Stato. Di fatto sappiamo che esso stesso è manovrato da attori che hanno molto più valenza anche di potere, come è Eni stessa. Proprio per questo sicuramente non ci fermeremo, ma anzi è importante vedere iniziative come quella che stiamo vedendo oggi, e insomma siamo consci e speriamo che ce ne saranno molte altre in futuro e che si devono dare su tutti i piani della mobilitazione, dalle scuole alle università e quant'altro. Ciao a tutte e a tutti,
Parlo a nome dell'ADL Cobas qui della Lombardia e della Camera del Non Lavoro. Innanzitutto la nostra solidarietà va ai compagni del centro sociale Rivolta di Marghera, che comunque hanno portato un grosso attacco insieme a tutti i compagni e le compagne di RISAP a quella che è la bioraffineria appunto del Veneto. Dopodiché però voglio raccontarvi una cosa: ENI non è solo delle scuole e nell'università, e anche qui va la nostra solidarietà a quelle docenti, a quei docenti che si sono rifiutati di far entrare ENI a scuola e che per questo stanno sicuramente pagando. Ma ENI è anche qualcosa di più nella sua forma estrattiva, nella sua forma di tentacolare, di entrare dentro la società. In una regione come questa, ma anche in tutta Italia, ENI è presente negli ospedali, cioè da una parte distrugge il pianeta e i suoi abitanti, dall'altra invece danno soldi, denaro per gli ospedali. Qui a Milano ad esempio al Sacco, al San Matteo di Pavia, all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, all'ospedale San Donato, dove hanno e sono intervenuti finanziando le cure Covid. Noi questi soldi sporchi non li vogliamo. In una regione colpita fortemente dal Covid dobbiamo rifiutare l'elemosina di chi si arricchisce distruggendo il pianeta e i suoi abitanti. Dobbiamo trasformare attraverso la lotta quello che è il male di questo paese, il capitalismo. Quello che è il male di questo paese è il capitalismo estrattivo. Quello che è il male di questo paese sono le multinazionali. E allora c'è qualcosa di più in questa regione, una regione che è la più colpita d'Italia, ed è la più colpita d'Italia non perché abbiamo due pagliacci al governo della regione e nella sanità, ma è la più colpita perché non si vuole togliere ai padroni il potere che hanno anche sulla sanità, non chiudendo le città. In questo momento la Lombardia è al collasso sanitario, ieri lo abbiamo denunciato, le terapie intensive oramai sono piene, non c'è più posto, e per liberare qualche posto si spera che qualcuno muoia. Questa è la realtà, queste sono le realtà per cui noi anche oggi siamo qui a combattere, non contro, come cazzo le hanno chiamati, i lockdown serali, i coprifuoco, scusatemi, ma per avere delle politiche sanitarie, preventive sul territorio, cosa che non è stata fatta. In Lombardia dovevano accrescere di 463 posti letto le terapie intensive, cosa che non è stata fatta. In Lombardia dovevano implementare e programmare il trasporto pubblico cittadino, cosa che non è stata fatta. In Lombardia, come in tutta Italia, dovevano riaprire le scuole in sicurezza, ma che gliene frega dei bambini e dei genitori dei bambini? È bastato spostare di qualche centimetro i banchi per dire che la scuola era più sicura. La scuola non è sicura, e chi va a scuola, come chi va sugli autobus, sono veicoli del contagio. E allora noi dobbiamo fare in modo di dire chiaramente che se il male è la produzione capitalistica in questo paese, in questo momento particolare di sanità e di epidemia, va bloccata la produzione, ma va soprattutto garantito un reddito per tutti. Innanzitutto il reddito, perché siamo stanchi di essere sfruttati dal lavoro salariato. Vogliamo delle forme diverse di vita, di produzione, di socialità. Non vogliamo rompicoglioni nei centri sociali a fare le perquisizioni, che se ne stessero nelle loro caserme. E su questo vi voglio salutare, voglio ancora portare la mia solidarietà al centro sociale di Rivolta, e che sia la nostra di Rivolta.
Allora, abbiamo scelto questo posto oggi per dare la nostra risposta ad ENI e allo Stato. L'abbiamo scelto un posto che ha un significato pesante. Davanti a noi in questo momento c'è il palazzo in costruzione di ENI, il palazzo di rappresentanza dentro quella morte nera che si chiama Metanopoli, quel coagulo di finanza, estrattivismo fossile. Ci sta dentro gli uffici di progettazione, ci sono le fondazioni, ci sono gli istituti bancari, di quello che è uno dei principali nemici dell'ambiente. E allora, di fronte all'attacco che ci hanno portato, la risposta è stata altrettanto forte. Allora oggi ci prendiamo l'onere e l'onore di lanciare una sfida che, come hanno detto prima le compagne, è una sfida aperta a tutte, tutti e tutto, una sfida importante, quella di non accontentarci della testimonianza, ma di dichiarare ai padroni dell'estrattivismo fossile che li aspetteremo a Roma o Milano, dove decideranno di riunirsi a maggio di quest'anno, dove decideranno di fare la loro convention nazionale degli azionisti per discutere come trarre ancora più profitto delle dinamiche estrattive del fossile sul nostro pianeta. E allora, a differenza degli anni scorsi, ci troveranno ad aspettarli. E li aspetteremo non per dargli un colpetto sulla spalla, li aspetteremo per bloccarli, per fare delle piazze, delle strade di quelle metropoli in quei giorni, il blocco, la capacità dal basso di decostruire e di mettere in crisi quel meccanismo. La sfida è una sfida pesante, una sfida difficile. Come le compagne e i compagni di Schelmes Folk ci hanno insegnato l'anno scorso, come i movimenti internazionali come Ende Gelände hanno fatto in questi anni. Sono loro che saranno assediati, sono loro che dovranno difendersi, perché siamo in cammino per un pianeta diverso, per un pianeta dove la riproduzione della vita non sia messa in crisi dal capitalismo. È una sfida importante, ma non ci possiamo permettere di perderla. Per questo Rise Up muove i suoi primi passi, per questo Rise Up è inarrestabile. Ovviamente per fare questi passaggi è necessario organizzarsi, è necessario parlarsi, è necessario stringere quei legami di complicità e sovversione che abbiamo cominciato a mettere in campo, e per cui rilanciamo nella chiusura di questa conferenza stampa l'appuntamento nazionale di giovedì 5 novembre, un altro passo verso il blocco dell'ENI a maggio. Grazie a tutte, tutti e tutto.